pensate che noi abbiamo occupato questa tazza quasi esclusivamente per il cucchiaino. Sì, perché poi c'erano altre tazze senza cucchiaino. No, prendiamo questa con cucchiaino. Poi sempre da casa nuova mi sono presa questo servizio di piatti, ragazze, che è troppo troppo carino. E anche se è molto molto carino, però non costa tanto. Vi faccio vedere com'è bellino. Questo è il piattino piccolo, che è fatto praticamente con i pois. Se riuscite a vedere, ci sono tutti i pois. E qua ci sono dei fiorellini. E troppo troppo bellino. Questo è il piattino di per il contorno, per la frutta, e l'ho pagato intorno tipo ai 2 euro, che c'erano gli sconti da Casanova. Fai vedere anche quello grande. No, io volevo far vedere questa. Fa vedere prima questa. Sì, la cucina, questa ho scelto io. Guardate, viola, è troppo carino. È lilla, è carino anche questo qua. È proprio il lilla dello stile provenzale, proprio shabby chic provenzale. Appunto lilla, molto molto carino. E poi facciamo vedere i piatti abbinati a questo. Abbinato viene questo qua, ragazze, che praticamente è il piatto grande, vedete? Praticamente porta i... sempre qua e i fiorellini. Sempre da Casanova, ragazzi, ho comprato anche questi qua, che sono praticamente dei barattoli che, come li ho visti, mi hanno subito subito colpito e si intonano un po' allo stile del galletto, del barattolo che vi ho fatto vedere prima. Anche questi qua con lo sconto l'ho pagati 7, intorno ai 7-8 euro. Ed è praticamente molto molto bello. Viene così. Qua dentro si mette tipo lo zucchero, il caffè, quello che volete voi. Anche le caramelle. Anche le caramelle. Cioccolatini. Cioccolatini per te quando vieni a trovare. Biscotti. No, biscotti fatti in casa. È vero, con il gallettino sopra. Guardate com'è carino. E c'è anche quello piccolo. Il più piccolo invece viene così, ragazzi, con questo motivo delle tazzine con la tela. Troppo troppo carino, sempre un barattolo così. E mi piacciono molto questi qua, sono molto, se ti viene qualcuno a trovare, no? Allora mi immagino sulla tavola li metti lo zucchero qua dentro, il caffè, il cacao, sono molto, oppure come ha detto lei, dei biscotti fanno la sua figura. Poi ho comprato queste tazzine, mi piacciono un sacco, sono rosa, guardate come sono carine, col piattino tutto abbinato. Io ho cercato di fare tutto rosa, beige, questi colori pastello, appunto questo è lo stile shabby chic, bisogna mantenersi sui toni leggeri. E infatti questo qua si abbina anche a quei piatti a pua rosa, che un cappuccino magari, una frutta e questa vicino, la tazzina. Poi guarda, questa tazza è carina perché non è né piccola né grande. Magari ci puoi mettere la cioccolata calda. Sì, la cioccolata calda, me l'hai detto proprio come venire preparata. Vabbè. Però sì, poi perché il color cioccolato, la cioccolata non è rosa, sta proprio bene. Comunque, di queste ne ho prese due, vero? Sì, due. Ah, poi altre varie cose da quest'altro negozio che si chiama Arte Casa. Ho preso cose così, insomma, tipo dei strofinaccini, cose molto semplici. Ho trovato anche i coperchi da un'altra parte, abbinati alle pentole chiare, perché poi non mi piacevano i coperchi con questi qua neri, e quindi ho trovato questi qua che sono beige, sono troppo troppo belli, tutti affari. I grandi affari, o bidoni, vabbè. Guarda Nancy, che ho trovato in questa busta. Due babbo natali di cioccolata. Adesso li mettiamo, ce li mettiamo. Ma sono Lind. Ma sono le prove, non ricordo come ci sono finiti qua dentro. Erano si mangiano il giorno di Natale, appendiamoli. Sono solo due, vabbè, appendiamoli. Lui è babbo natale. Già, ovviamente. Non lo so, pure il babbo natale è rotto. Ovviamente se lo so. Quindi questo è tutto, ragazzi. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su. Ovviamente il vassoio si è rotto, qualcosa si doveva rompere. Ma mo pure qualche altra cosa. Poi vi devo dire, vi svelo un altro segreto. Oltre a questi piatti, mi sono comprata anche dei piatti più, insomma, diciamo, di battaglia, quelli giornalieri, no? Li ho comprati tipo da Ikea, che a me piacciono tantissimo i piatti di Ikea. Quelli rettangolari. Quelli rettangolari non li ho pagati un paio di euro, li conoscete, è inutile che ve li faccio vedere. No, ma soprattutto me li sono comprati 6 di questi piatti. Siamo qua da pochi giorni, già abbiamo rotti 4, ti giuro. Sono rimaste solo 2. Insomma, non so se sono i piatti che non sono buoni o so io che scasso tutto. Forse la seconda, vabbè. Vi mandiamo un bacio grande, buon Natale! Buon anno! Ciao! Ciao. Che bello il mio vero shabby chic, eh! Abbiamo appeso i Babbo Natale. Sì, questi qua. Ma non abbassavo le caramelle. Come si chiama? I bastoncini, di caramelle di Natale. Che sta andando? No, non ti vedo, non la vedo. Vai, alza qui. Che sei scena?